come docente che ha dedicato e dedica sempre molta attenzione alla lettura delle opere di Dante, mi chiedo come deggio sperare che surga Dante, che già che il sappia leggere non si trova, esattamente come faceva con tono accorato Franco Sacchetti negli ultimi scorci del Trecento, hanno molta distanza dalla morte del poeta. Ecco, il Carme del 78 è morte di Messer Giovanni Boccaccio e Dante è morto nel 21, quindi poco più di 50 anni. Certo, il titolo del mio intervento, Dante precursore dell'umanesimo, è affermativo, certo, Dante è precursore dell'umanesimo, come autorevoli studi hanno dimostrato, tanto in età umanistica, superata la storia, la questione, la vexata questio linguistica sul volgare, che comunque è un volgare illustre che è stato destinato al successo fin dal momento in cui Dante lo ha plasmato, e tanti altri studi continuano a mettere in luce, ancora ai giorni nostri. Cito ultimo e non postremo certamente il saggio di Massimo Cacciari, ma anche il libro che Seriani ha presentato a Storia del Libro l'altro giorno, lunedì, Parola di Dante. Questo proprio sulla lingua e l'importanza del volgare di Dante in tutto il lessico, insomma. Gli studi però invitano anche alla cautela interpretativa, ecco, senza la quale si rischierebbe il travisamento della complessità del mestiere dell'autore, una cautela che io mi sento di condividere, nonché il suo ruolo di classico tra i classici. L'interrogativo che mi pongo però, oltre alla veste retorico-affermativa, certo Dante è precursore dell'umanesimo, non c'è opera in cui l'uomo non sia così presente come nella Divina Commedia, indossa quella dell'indagine rivolta ad esplorare un qualche sentiero che conduca alla certezza che il dialogo con Dante è sempre aperto. Sacchetti diceva: saperlo leggere, sì, basta saperlo leggere. Non vorrei con questo, intendo semplicemente dire, saperlo leggere per me significa solo non opporre resistenza al fascino che la parola di Dante esercita sul lettore di ogni età e di ogni tempo. Gli strumenti per la comprensione della commedia, come delle altre opere, è il poeta stesso a forgiarli, lo abbiamo visto stamattina in tutte le relazioni, perché ne possiamo disporre. Il completamento della risposta al mio interrogativo, io penso di averlo raggiunto con la scelta proprio della cantica a misura di uomo, uomo, Dante, auctor, Dante, agens, l'uomo, agens, il purgatorio. E con l'attenzione rivolta al piano dialettico, in particolare del dialogo tra Dante e Marco Lombardo, lungo il quale prendono corpo i tratti fondamentali della dottrina del libero arbitrio, dono elargito da Dio all'uomo, questa è la gratia gratis data di cui parlano i teologi, e da lui creato con amore, sia per inclinazione dell'anima, sia per le azioni che egli, dotato di ragione, liberamente sceglie di compiere. E questa è la gratia gratum facens. Questo è l'uomo del purgatorio, questa è l'umanità tutta che si può redimere dal peccato attraverso il pentimento, purché lo voglia, con cuore puro e ferma decisione, anche in punto di morte, proprio come accade a Manfredi e a Bonconte da Montefeltro. La casella Amor che nella mente mi ragiona, questa è, come tutti ricorderanno, dal terzo del Convivio, la seconda canzone, da Amor che nella mente mi ragiona di Casella a Marco Lombardo e lungo tutta la cantica, amore e ragione esercitano un ruolo essenziale, sia per la natura dell'ordinamento morale del purgatorio, sia per le caratteristiche del dialogo che ciascuna anima stringe con Dante. Ora, è bene ricordare che mentre l'ordinamento morale dell'inferno si ispira all'etica Nicomaco di Aristotele, quello del purgatorio si origina da amore, che è Dio stesso, sulla base delle beatitudini del discorso della montagna nel Vangelo di Matteo e secondo la teologia agostiniana e poi scolastica. Virgilio ragione, ma anche Virgilio guida politica di Dante, illustrerà le fattezze di questo amore il canto 17, subito dopo l'incontro con Marco Lombardo, quando i due poeti giungono al quarto balzo, quello del lento amore, ovvero dell'accidia. E così, superbia, invidia e ira, prosegue Virgilio, si originano da poco amore, come Dante e il lettore hanno già potuto vedere. Avaripia, avarizia e prodigalità,
gola e lussuria da troppo amore. Dalle parole di Virgilio si evince che la mala misura dell'amore è solo danno per il prossimo, e da qui si originano i peccati del purgatorio. Dicevano i teologi Bonaventura e Tommaso, malum est privatio boni. Dunque si evince da questo che il male non esiste di per sé come opposto al bene, ma prende corpo dalla privazione del bene. Dunque la privatio boni è determinata da un'azione che l'uomo compie e che decide di compiere secondo ragione. Orienta male dunque il suo amore, perché è amore per non malo obietto quando produce il male con il suo agire. Vero è che l'uomo è creato da Dio per amore, che ama Dio, se stesso, tutte le creature in Dio e per Dio. E qui è evidente la presenza del diligente Deo di San Bernardo di Chiaravalle, in particolare 7,14, l'inno alla carità. Ma è altresì vero che non basta provare amore per ritenersi creature fatte a immagine e somiglianza di Dio, occorre agire, perché dalle azioni emerge la qualità della persona, la quale, esprimendo se stessa attraverso le sue operazioni e proprietà, pone di sé una manifestazione che la distingue dalle altre della stessa specie. Dante qui ricorre certamente alla dialettica di Giovanni Damasceno, teologo di origine araba, vissuto San Giovanni Damasceno, santificato poi dalla Chiesa, tra il VII e l'VIII secolo, il quale completò il concetto di persona che era stato già delineato da Severino Boezio. Il sedicesimo canto è il cinquantesimo e dunque l'esatta metà della commedia, ma con esso, come vedremo, non si esaurisce la spinta speculativa di Dante, né si appaga il bisogno della ricerca della verità. Il simbolismo pitagorico, noto a Dante e ai padri della Chiesa, vuole che il numero 16, costituito da 10, numero della Divina Detractis, ma anche somma di tutte le virtù, dalle cardinali alle dianoetiche alle teologali, più 6, numero del libero arbitrio dello Spirito Santo che doni elargisce all'uomo, sia il numero proprio che conserva questa carica. Anche San Bonaventura riconosceva al numero 6 questo ruolo. Del resto basti pensare che Dante affida i sesticanti della commedia alle tappe fondamentali del suo pensiero sul piano teologico ed etico-politico, e il numero 6, per curiosità ve lo dico, e ancora oggi sopravvive nel verbo parasintetico assestare, nel senso di cogliere nel segno, italiano corrente ne fa ampio uso, come nel linguaggio tecnico-architettonico il sintagma a tutto sesto detto dell'arco saldamente costruito è capace di reggere il peso che lo sovrasta, per esempio. Il numero 50, ai tempi di Dante, si indicava con l'ordinale latino una L maiuscola. È vero, Leonardo Fibonacci aveva introdotto l'incontro, è datato al 1266, ma questa data è ancora discussa, alla corte di Federico II di Svevia, ma le cifre arabe non si erano ancora diffuse. Alcuni studiosi, quindi i numeri si scrivevano ancora secondo l'ordinale romano, alcuni studiosi hanno voluto vedere nella L maiuscola del numero 50 il grafema di Lux, amore e Dio stesso, e l'ex figlia di ragione e giustizia, garante dell'ordine terreno e della pace nel mondo. Diversi luoghi, dalle volgari eloquenzia al convivio, in Dante mettono in chiaro questa corrispondenza e più volte ritornano, non solo, ma il concetto di Dio come gloria, la gloria di colui che tutto muove, richiama chiaramente il concetto di Divinum Lumen con il quale Dante in convivio definisce Dio, Dio stesso, Deus, Dios e luce, nel radicale del nome che ce lo fa conoscere. Il canto sedicesimo si apre con una descrizione che ha il colore e il sapore del locus horribus infernale, l'abbiamo visto, già più volte richiamato, già avviata nella chiusa del canto precedente, il quindicesimo, con il quale crea un continuum narrativo. Accade spesso in Dante che
i canti costituiscano un polittico che non si può frangere, ecco, che va considerato nella totalità, così come tutta l'opera. Veramente un delitto a volte estrapolare passi o comunque dividere canti. I due Viatores, Dante e Virgilio, si trovano nel terzo balzo, dove si espia il peccato di Giracondia, come spiegherà Virgilio a Dante, il quale, data l'oscurità e del suo fumo, percepisce solo voci che recitano l'agnello di Dio, la poesia della misericordia, la preghiera della misericordia, scusate. È evidente il contrappasso per analogia, l'ira ottenebra la mente ed impedisce il retto uso della ragione. Per essa gli uomini si combattono, si lacerano, si sbranano. Dante è impedito e vacillante nel procedere, come i ciechi, ma Virgilio, la ragione, gli offre l'omero a sostegno e gli raccomanda di non separarsi da lui. D'improvviso uno degli spiriti, accortosi che Dante fende il fumo da vivo, gli chiede chi sia. Su esortazione di Virgilio, che gli suggerisce di domandare informazioni sul cammino per la salita, Dante esegue con la premessa del topos retorico della captatio benevolentiae. O creatura, che ti mondi per tornare bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. E lo spirito, io ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fumo non lascia, l'udir ci te raggiunti in quella vece. Sarà l'udito a consentire il seguito del dialogo, già che la vista è ottenebrata dal buio e dal fumo. Dante è giunto al terzo balzo con il corpo, dopo aver attraversato l'infernale ambascia, e se Dio ancora lo vorrà, e questa è la grazia gratis data, giungerà in paradiso. Per tutto questo esorta lo spirito a presentarsi e a indicargli se il cammino intrapreso sia quello giusto. Finalmente lo spirito dichiara la sua identità. Lombardo fui e fu chiamato Marco. Il chiasmo sul cardine del tempo storico fui, che segna un distacco dalle vicende terrene, preannuncia la stringatezza della risposta di Marco, il quale però non manca di raddoppiare, per ciò che aggiunge senza volerlo, un dubbio di Dante, né dimentica la richiesta della preghiera che affretti la purgazione dell'anima, ma Freddi aveva detto che qui per quei di là molto s'avanza, la preghiera cioè. I viventi attraverso la preghiera avacciano, per dirla con un vocabolo dantesco, affrettano la purgazione, il processo di purgazione. Ma chi è Marco Lombardo? Non si sa molto di lui. Storicamente non è, proprio come accadeva per Guido del Duca, un personaggio di alto rilievo. I due personaggi sono in intima connessione, perché le premesse del discorso di Guido del Duca in XIV svilupperanno poi, costituiranno il piano dottrinario da 16 a 18 di Purgatorio. Non si può neanche dire però che sia un uomo qualunque, se la novellistica del tempo lo ricorda come nobile cameriere, uomo di corte ben noto per saggezza, nobiltà di costumi, arguzia e magnanima generosità. Sdegnoso e pronto all'ira, non si piega mai a rinunciare alla propria dignità dinanzi ai potenti corrotti, è causa del male del mondo per i loro irrazionali e sani appetiti. Egli incarna dunque la virtù di un mondo che è ormai scomparso, di un mondo in cui non esistono più le donne, i cavalieri, gli affanni, gli agi, che ne invogliava amore e cortesia, per dirla con il rammarico di Guido del Duca. Queste parole, ecco, eserciteranno un fascino notevolissimo, l'abbiamo visto poco fa, perché la professoressa De Blasio ci ha commentato una parte del proemio dell'Orlando Furioso. L'abbiamo visto come incipit delle vicende di un altro personaggio che, distruggendo una selva con la follia, ecco, distruggerà un mondo che è andato per la creazione di chissà quale mondo nuovo, Orlando. Il titolo simbolico dell'Orlando Furioso è emblematico proprio di questo radicale cambiamento. Va precisato che l'ira di Marco è un'ira giusta, legittima, molto simile, almeno nel suono, nei timbri, nell'emotività, allo sdegno di Sordello e al piglio imperioso di Catone, personaggi ai quali la parola poetica di Dante conferisce alto spessore morale ed etico.
non è certo l'ira rovinosa e collerica di Filippo Argenti e delle famose genti della palude Stigia, ben inteso. Esse si mordono e si picchiano ferocemente, e la voce però si strozza nella loro gola per il fango che impedisce di articolare parola. L'ira del purgatorio, al contrario, dal corpo e vigore la parola. E quale parola? Pertanto, non sorprende affatto che Dante, date le affinità di carattere con Marco Lombardo, Dante è un bel caratterino, insomma, sempre timore di peccare di superbia e anche facile all'ira, ne faccia il protagonista del canto e gli affidi l'esposizione dei punti essenziali del discorso morale, etico e politico che costituisce il fulcro del piano dottrinario dal XVI al XVIII canto. A titolo di informazione, mi piace ricordare il saggio di Hans Kelsen, La teoria dello Stato in Dante, datato per i giorni nostri perché è stato pubblicato negli anni 60 tradotto in italiano, con una prefazione dell'autore che raccomanda attenzione perché mancano gli aggiornamenti. Però non c'è opera dedicata a Dante, al pensiero politico di Dante, che possa prescindere dal saggio di Hans Kelsen, il quale parte proprio dall'analisi di questi canti. Marco parlerà per ben 65 versi, senza interruzioni dialogiche. Nel Purgatorio si dà solo un altro caso simile a questo, ed è nel 25° canto, nella settima cornice. Parlavo con il professor Seriani proprio l'altro giorno, quella dei lussuriosi, quando Stazio espone la teoria della generazione dell'uomo. Nel seguito del dialogo, Dante espone a Marco il dubbio che gli attanaglia la mente, e qui ci avviciniamo al punto del mio discorso. Lo mondo è ben così tutto deserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coperto. Ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Sì, come dire oggi, il nostro paremiaco popolare, piove, governo ladro. Ecco, Dante qui dà un primo velato al verso 62, richiamo alla missione in pro del mondo che malvive, sì chi la veggia e chi la mostri altrui. Ma vediamo come procede. Il mondo è completamente privo di valori e colmo di corruzione, l'ha detto. Tra gli uomini c'è chi ne individua la causa negli influssi astrali e chi nella volontà dell'uomo. Ma sarà così? A Marco il poeta chiede che gli indichi la vera causa, sicché egli, dopo averla appresa, la possa mostrare ai suoi simili. La risposta di Marco prontamente giunge, dopo un'interruzione di dolore in ui, bellissimo, perché quel lui è una interiezio che pone in risalto proprio il tratto emotivo del discorso di Marco, che poi però cederà naturalmente il passo a un procedimento dialettico condotto secondo ragione. Lui attesta l'intima consonanza col sentire di Dante, rafforza l'impianto dialettico delle argomentazioni. Il mondo, quello da cui Dante proviene, è cieco, Dante stesso è cieco, e gli uomini derivano dal cielo ogni causa, come se tutto si originasse di necessità dal moto dei cieli. Ma se così fosse, sarebbe distrutto il libero arbitrio dell'uomo e non sarebbe giusto avere la felicità per il bene compiuto e la sofferenza per il male. Certo, il moto dei cieli conferisce i primi impulsi ai movimenti degli uomini. Questo discorso Dante lo approfondirà su un piano dottrinario molto più complesso e molto più elevato, in quel canto che nella lettura scolastica sempre viene evitato, il secondo canto, il canto delle macchie lunari, quello che invece piaceva moltissimo, tanto che lo cita nel Sidereus Nuncius a Galileo Galilei. Poi, se avremo tempo, vedremo per quale ragione. Ma ammesso che siano tutti, gli uomini sono dotati di ragione per distinguere il bene dal male e di libera volontà, che se ben nutrita vince ogni cattiva tendenza. E subito dopo Marco aggiunge, valente oratore quale è, e come ha subito lasciato intendere, a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete. E quella cria la mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Però se il mondo presente vi svia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Compare qui
la parola mente che è stata discreta protagonista nelle relazioni di questa mattina. Qui mente è l'anima razionale. L'ossimoro liberi soggiacete, il verso 80, si scioglie immediatamente nel verso successivo. L'uomo soggiace solo a Dio che crea in lui l'anima razionale, la mente appunto, sulla quale il cielo non ha potere. Perciò se si smarisce la diritta via, come era successo a Dante, la causa è solo ed unicamente nell'uomo che non fa un buon uso della ragione. All'ossimoro e alla terzina che lo contiene si affida anche la sezione dell'impianto dialettico che procede al ritmo serrato e con la conseguenzialità logica dell'explanatio per argomenta, che nulla toglie però alla forza della poesia. La prima fase è teologica e riguarda l'origine dell'anima creata direttamente da Dio che la contempla ab eterno, a guisa di fanciulla, ignara di tutto, l'anima semplicetta, ecco, che sa nulla. Il semplicetta è un ipocoristico che davvero trasmette la passione e anche l'amore con cui Marco Lombardo ne parla. È perciò stesso facile a disviare all'illusione dei falsi piaceri, alla mala misura dell'amore, se non si pone una guida e un freno. La seconda fase, complice il ricco e castico corredo lessicale e linguistico di cui Marco dispone, approda al tema etico-politico di responsabilità individuale e collettiva, onde convenne legge per fren porre, convenne rege aver che discernesse della vera cittade almen la torre. Le due sezioni sono un atto di audacia tecnica, di rinnovamento, perché la poesia trovadorica e ancora le canzoni prodotte in ambito stil novistico, tra una strofa e l'altra realizzavano con il richiamo lessicale in fine verso per la prima e all'inizio della successiva strofe il cosiddetto procedimento delle coblas capfinidas. La capfinidora è un procedimento estremamente ricorrente, basti leggere ecco, gli iniziatori che lo producono con le cosiddette tornadas trovadoriche. Dante qui la spezza un ordine sintattico per un ordine sintattico nuovo, è come dire ordo et connexio rerum, idem est atque ordo et connexio idearum, per creare un nuovo ordine idee, per esprimerlo soprattutto, per fren e rege. Le leggi sono, continua Marco, ma chi può mano ad esse? Il rege come guida e la legge come freno sono ciò di cui l'umano consorzio ha bisogno per creare e vivere in un mondo di pace e di libertà. Questo è lo scopo a cui deve tendere con sommi sforzi colui che ha in cura il mondo, colui che viene definito principe romano, vale a dire che in questa aiuola di mortali si possa vivere con libertà e pace, afferma Dante nel Monarchia, il cui terzo libro è qui sintetizzato in pochi ma potentissimi versi. E 15-11 di Monarchia, è chiaro che l'ulta valore esegetico esplicativo e non certamente finale, vale a dire. Dunque, in questa aiuola di mortali si possa vivere con libertà e pace. Le leggi esistono, seguita Marco, ma chi le fa eseguire? Applicare le leggi e farle rispettare è compito dell'autorità imperiale che in questo momento manca. E la guida spirituale, il pontefice, conosce la legge divina, ma non ha il discernimento per applicarla, distinguendo lo spirituale dal temporale. Così chi lo segue nel tendere solo al bene temporale e mondano, di cui lui stesso è avido, di quello si pasce e non cerca altro. Quindi è chiaro che all'essere malamente guidati si deve il male nel mondo e non alla natura umana, influenzata dagli astri, che comunque l'uomo dotato di ragione può contrastare, contrariamente a quel che pensava Guido del Duca, il quale aveva originato il dubbio di Dante, ora finalmente dissolto. Lo sguardo di Marco si rivolge, non senza una nota di malinconia, al costume di quella Roma che con Augusto e la Pax Imperii aveva disposto il mondo nel modo migliore,
della consuetudine di Roma, da cui nacquero le leggi per tutto il mondo conquistato, i due soli, vale a dire il potere temporale e il potere spirituale, erano separati. Ora, invece, l'un sole ha spento l'altro, la spada si è unita al pastorale e i due poteri in una sola persona non hanno più controllo e freno. La prova concreta di questo Marco la produce indicando nella contesa tra Federico II e i Pavi di Roma la causa che ha corrotto la Lombardia, una volta, ecco, tempo felice dove regnavano valore e cortesia. E Lombardo, e questa è la nota di Anna Maria Chiavacci Leonardi, indicava l'italiano in generale per i francesi, ma era spesso anche sinonimo di un uomo avido e astuto. Terminata la lotta esposizione, Marco si congeda rapidamente, come farò io da voi adesso, dai due poeti e prosegue lungo il cammino di divulgazione. Ora, il senso della mia analisi è questa: quel che Dante ha appreso dai maestri che lo hanno formato prende corpo nella figura di Marco Lombardo, alla quale la forza della parola poetica conferisce l'autorevolezza dell'esempio morale, etico e politico che gli umanisti hanno saputo cogliere insieme all'abilità oratoria e all'esercizio della dialettica, non come arte di riuscire vincitori nelle discussioni, ma come arte del domandare e del cercare la verità. La dialettica come arte del domandare dà prova di sé solo nel fatto che colui che sa domandare sa tenere la direzione verso l'aperto indicato dalla domanda. L'arte del domandare è l'arte del domandare ancora, ossia l'arte stessa del pensare. Si chiama dialettica perché è l'arte di condurre un vero dialogo, dice Gadamer in Verità e Metodo. Questa è la natura del dialogo che gli umanisti hanno assunto come strumento di educazione e di indagine dei grandi temi che riguardano l'uomo e il suo agire nel mondo e per il mondo cui appartiene.